Nella Juve Stabia, Albente Godi, Molinari e Scognamiglio centrali difensivi, titolare anche Davi con Cazzola indisponibile. Nel Verona Mandorlini recupera Maietta, Alfredson, Gomez, dal primo minuto D'Alessandro, Russo in panchina. Nona direzione di gara in Serie B per Di Paolo della sezione di Avezzano, Meli e Manna gli assistenti. Gomez cerca Bielanovic che di testa sfiora subito il gol, il vantaggio per la sua squadra. Poi Taxidis, ostruzione nei confronti di Zito, pestone di Zito a Taxidis, scintille tra i due che non vengono neanche ammoniti. Occhio al numero 3 della Juve Stabia, pestone intenzionale a Taxidis che accenna alla reazione, andava espulso Zito. Lo rivediamo protagonista di un tentativo di assist nei confronti di Mesavilla che va a sbattere sul pallo ma sarà in grado poi di proseguire il match. Notevole lo spunto di Gomez che passa in mezzo a tre avversari, grande deviazione in corner di Colombi con la punta delle dita. Dal corner Jorginho, lo stacco di con grande potenza di Bielanovic, si salva sulla linea Colombi. Poi Erpen, spunto, attenzione al limite dell'area piccola, Mareco su Dalinevicius, colpo proibito, perde anche sangue dal naso Dalinevicius e Scognamiglio dice l'arbitro hai visto, in effetti c'è un gancio di Mareco a Dalinevicius, ci stava espulsione, ovviamente rigore per la Juve Stabia, il capitano della squadra campana dice all'arbitro tu hai visto. Erpen, tiro respinto da Scaglia, poi Zito d'esterno per Mesavilla che scatta sul filo del fuorigioco, strepitosa l'opposizione a mano aperta da parte del portiere del Verona Raffaele. Verona in attacco con Scaglia che avvia l'azione, D'Alessandro la prosegue, ha seguito Scaglia che mette dentro con un raso terra vincente il suo primo gol in questo campionato, la rete del capitano del Verona, arriva in ritardo Scognamiglio, niente da fare per Colombi, ma in zona recupero giù in area di rigore Sau agganciato da Maietta, l'arbitro è a pochi metri, ha un attimo di incertezza ma non concede il penalty che invece le immagini confermano, proprio agganciato sul piede d'appoggio Sau, ci stava il calcio di rigore. Al quarto della ripresa entra in campo Pickelman al posto di Bielanovic, iniziativa di Baldanzeddu e Raffaele mantiene sempre alta la concentrazione. Ecco Isetto che sostituisce oggi lo squalificato Draglia sulla panchina della Juve Stabia. Erpen avvia l'azione, triangolo e poi sinistro di Erpen e concede qualcosa anche alla platea. Raffaele, plastico questo suo intervento. Non si rassegna la Juve Stabia, Zito propone il cross, accelera Sau ma non riesce a trovare la coordinazione e a inquadrare il bersaglio. Ammonito Molinari che era diffidato, dunque scatterà la squalifica, quindi intervento su Taxidis. Alfredson e di testa Gomez cerca il gol all'altezza del secondo palo, il duello è stato con Baldazzento, si lamenta per un'eventuale trattenuta il giocatore del Verona. Entrano Biraghi per l'infortunato Scognamiglio, Scozzarella per Davi, Raimondi per Erpen. Pickelman, più astuto rispetto a Di Cuonzo che è ingenuo. Poi Pickelman premale anche su Molinari. Va giù sull'attacco del portiere avversario ma riesce da terra a colpire di sinistro e la palla finisce in rete. È il quinto centro in questo campionato per Pickelman che segna un gol in questo campionato ogni 37 minuti giocati. Tocca anche Baldazzeddu ma la rete è tutta da attribuire a Pickelman. Juve Stabia nel finale con Sau che non trova incisività con il destro e alla fine prova anche Raimondi inutilmente su punizioni perché Raffaele para anche questa conclusione. Ancora protesta Dalinevicius a Firegana con il direttore di gara e festa grande naturalmente in casa Verona e si chiude qui il nostro montaggio. Dopo la sconfitta di Pescara rialza subito la testa il Verona, un successo importante perché ottenuto con una squadra che ha tenuto benissimo il campo al Bentegodi. La Juve Stabia lascia Verona con molte recriminazioni, abbiamo visto c'erano due calci di rigore ma in generale è stato negativo l'arbitraggio del signor Di Paolo. Noi premiamo Raffaele come migliore in campo. Ricordiamo il risultato finale al Bentegodi, Verona 2, Juve Stabia 0, è tutto da Verona, linea che torna allo studio.